stavamo dicendo che cosa avevamo fatto l'ultima volta che ci siamo visti. Avevamo cominciato a fare la rosa e vi avevo fatto vedere anche la differenza tra i vari boccioli. Ciao Tiziana! Eccoci qua. Quindi stavamo dicendo oggi di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente dei petali che ci siamo fatti, ok? Della guttaperca e vabbè, del colore che avete scelto per fare le rose e di un pennello. Allora, dicevamo, vi faccio vedere, non so se si riesce a vedere, la differenza. Questa è la rosa, è il bocciolo che avevamo fatto insieme, mi sembra lunedì, e questo era quello che vi avevo preparato, vedete, con molti più petali, diciamo così, chiusi, ok? È abbastanza, cioè, come vi piace, fate come preferite. Ciao Vale, un abbraccio. Vi volevo far sentire oggi che, ad esempio, questa è quella che avevamo fatto lunedì. Non so se sentite. Ok, che la pasta è diventata bella dura. Mi chiedevate quanto tempo ci mette l'hard rock ad asciugare. Come vi dico sempre, è gun paste, ma è sempre zucchero, quindi dipende molto dalle condizioni ambientali della vostra zona. In questo momento qui è abbastanza umido, però diciamo che non è caldo e quindi non ci mettono tanto ad asciugare. L'altra volta vi avevo fatto vedere già in 2 o 3 ore comunque i petali volendo sono posizionabili, ok? Allora, cosa facciamo? Mi prendo un po' di guttaperca, ok? Poi comincio a posizionare la guttaperca. Il primo giro è sempre il più difficile perché la guttaperca deve fare presa, come si suol dire. Quindi facciamo fare un giro alla guttaperca intorno al bocciolo. Dopodiché cominciamo a mettere i vari petali. Quindi cominciamo da quelli piccoli. Io ora ne ho 8 piccoli e 5 grandi. Quindi comincio a fare il primo giro da 3. Metto il petalo a cavallo con il bocciolo e faccio fare un giro alla guttaperca per fissarlo bene. Ora io, non essendo venuta ieri in diretta, i petali sono molto molto secchi. A me piace quando è un pochino più morbido, in modo che io riesco ancora ad adattarlo come si dice, al bocciolo, ok? Quindi anche perché adesso se ci provo i petali si sono proprio induriti, quindi diventa un pochino più complicato. Al massimo potete ammorbidirli un po'. Pochino, ecco qua che ancora un pochino ci riesco, ma ok. E andiamo con il terzo. Quindi io cerco di inserirlo nel primo e accavallarlo, cioè in quello precedente, accavallarlo in quello successivo, ok? E chiudiamo. Adesso andiamo a sistemarlo, cercando appunto di farli accavallare un po' senza rompere però ovviamente i petali che ormai sono belli secchi. Uno di quelli piccoli non sarà secco perché l'ho fatto stamattina, perché l'altro giorno, cioè in realtà l'ho fatto 5 minuti fa perché mi ero dimenticata di farlo, quindi non sono riuscita. Ok, vedete che sto, non so, ogni tanto esco fuori dall'inquadratura e questo è il primo giro. A questo punto comincerei a mettere, se lo ritrovo, eccolo qua, quello che non è ancora secco perché l'ho fatto un quarto d'ora fa. Vado qui, posiziono sopra, ok, e faccio un giro. Dopodiché prendo il secondo, glielo potete anche mettere semplicemente sopra così, in questo. Come dico sempre, come vi ho detto anche. Come dicevo, non sono molto ferrata nei fiori, i fiori non sono proprio la mia specialità, quindi abbiate
abbiate pazienza e Miriam, ti autorizzo ovviamente a correggermi se dico delle sciocchezze imperiali. Quindi andiamo, dov'era? Qua. Non mi ricordo neanche dove comincio a mettere i petali, pensate un po' voi. Ok. E ne mettiamo un altro. Ma come ti faccio morire? È la verità. Cioè, non, i fiori non mi appartengono più di tanto. Io al di là della rosa non vi so fare, quindi è inutile che mi prendiate in giro, ok? Ecco, non mi prendete in giro. Quindi qui abbiamo fatto un giro. Adesso, visto che il petalo che ho fatto prima non ha retto, abbiamo fatto solo un giro da 4, in teoria ne andrebbe un altro. Cominciamo con i petali, quelli più grossi, e ne ho fatti 5 di questi. Quindi lo posizioniamo sempre un po' a cavallo, ok? Quindi 1, ok. Prendiamo il aiuto secondo e infilati. Eccolo qua. È tanto bello il modeling, è tanto facile il modeling. Perché mi chiedete di fare queste cose? Ve lo dico la prossima volta, veramente. Vado, Miriam, vengo da te, io ti faccio da speaker e tu mi fai la demo. Bimagenta, lo chiamiamo Bimagenta and Friend. Perché certe cose, se non mi, scusate, se non mi appartengono le cose non ci posso fare niente, non sono capace. Poi magari vi do anche delle indicazioni sbagliate. Ciao Lisa, un abbraccio. Mi sto canzonando da sola, ovviamente. Poi, no, così. Mi metto anche sturdy. Vedete che l'ho messo dentro al petalo precedente, ok? Quindi così, ok, e qua c'è giusto lo spazio per l'ultimo petalo che andiamo a posizionare anche lui, ok, così, perfetto. Stringi la staccottaperca, e c'hai ragione pure te, se no i petali poi si muovono e se ne vanno in giro. No, se riesco ve lo spiego, ma se dico delle castronerie è meglio che io non. Scendi, fissa bene tutti o i petali fino in basso, poi metti gli altri petali, altrimenti si muovono sempre. Voi avete tradotto quello che voleva dire la Miriam? Sì. No, però aiuto, ci siamo capite, ok? Poi a me piacciono un pochino più aperte, quindi me le vado un pochino ad aprire. No, adesso lo sfumiamo, scusate, adesso lo sfumiamo un po', solo che siccome io sono in una pessima, pessima posizione, mi taglio via un po' di eccesso, ok? Non sto a mettere, ve lo dico subito, come si chiama? Il sepalo qua sotto, io qua mi fermo. Come vi dicevo, non è che proprio i fiori mi appartengano più di tanto, quindi io mi fermo qua, ok?